Valli, automobili americane da sogno dal 1991. E invece qua cosa abbiamo? Cosa, perché è aperto qua? Si è rotta? È rotta, è rotta secondo te? Si è rotta. Ti porto una Chevelle conservata, no, rotta, no. Bob Gear. Una Chevelle conservata. Eh? Cosa vuol dire con questo aggettivo sostantivato conservata? In che senso? Nel senso che nessuno l'ha mai svitata e riavvitata. Allora, nessuno... ma tu sei uno che preferisce le macchine conservate o le macchine ricondizionate completamente? Guarda, è inutile negare che se un conservato in questo stato sorpassa ogni restaurato anche fatto dalle mie mani, no? È bello che nessuno l'abbia mai toccata se non interventi leggeri. Il fatto che storicamente non sia crollata per poi essere rimessa in piedi le dà una preziosità in... esemplare. Lo lasciamo, no, riprendere o lo devo fermare? Dimmelo te se devo Beh, fermare. Beh, fallo giocare, gli sta piacendo. È invadente, da quando è dimagrito 13 kg è invadente, capito? Lavora così anche un po' mugugnando. Questa è conservata, per cui è come uscita dalla sua fabbrica nel... 1970, l'età di mio fratellino, e insomma cominciano a essere tanti anni. È abbastanza prezioso il modello, e nonostante la Chevelle sia stata una macchina di fascia medio-bassa come prezzo, è abbastanza popolare. La chiamavano piccola, pensa, di medie dimensioni, certo, mi ricordo. Costava $3,000-$3,500 col motore Big Block. La Cabrio o la Coupé? La Coupé, sì. E questa è Cabrio, quindi, però stiamo parlando veramente di una fascia bassa. Costavano tanto di più le Cadillac, le Buick, parlavamo del doppio per quelle macchine lì, quindi è stata vista come macchina economica. Oggi è passata ai grandi amatori, alle muscle car che tutti sogniamo, ed è preziosissima. Preziosissima vuol dire che il valore è veramente salito tanto. Molto più di 50? Io questa qui l'ho vista arrivare dall'America al costo di $100,000, quindi per tutte le ragioni che andremo ad elencare, perché non è solo conservata, è convertibile, è manuale, ha il servosterzo, è una SS. Hai capito? Che cosa al cambio SS? Super Sport. Le versioni denominate. Senti, Super Sport. Vedo una righina rossa sui pneumatici, che sono chiaramente la misura di quelli che montavo originariamente. Cos'è quella riga? È un vezzo del proprietario? Guarda, no, non è un vezzo del proprietario. Era originale sulla versione SS ed era una gomma da sganassa. Va bene. Era una gomma con qualità tecnica. Senti, eravamo partiti là su quella feritoia. Non abbiamo però spiegato di cosa si tratta, dove è scritto cowl induction. Induction è, noi volgarmente lo chiameremmo la presaria estate-inverno che giravamo tutti quando avevamo la macchina a carburatori. Qui c'è quel sistema in automatico, portato fuori dal cofano, quindi anche estetico, ma voleva anche essere prestazionale, perché non solo si apre automaticamente quando sotto il cofano supera una certa temperatura l'aria, quindi l'ossigeno rimane rarefatto e il motore rischia di rendere di meno, per cui si apre l'automatismo dell'estate-inverno, ma è fatto apposta per aumentare la velocità immessa nel carburatore. E voglio farti vedere il collegamento sotto il cofano, perché quella è la presa d'aria. Ce la fai da solo o devo aiutarti? Guarda, io non lo voglio. Ho studiato. Hai studiato. Guarda che bello. Vedi? Bello carino. Guarda. Vedere. Là abbiamo la presa d'aria, la guarnizione sul filtro che sta inquadrando Pasquale appoggia ermeticamente all'anello sul cofano, quindi crea depressione, e il sensore di temperatura mediante quel sistema vacuum, vedi quel polmoncino, quindi con l'aspirazione del motore, apre e chiude la presa d'aria. Ti faccio vedere quando lavora. Va bene, devo chiudere il cofano? No, possiamo anche lasciarla in moto, tanto adesso c'è una temperatura favorevole, quindi rimane chiuso, in questo momento aspirerà sotto il cofano. Le chiavi me le hai prese tu, hai già deciso che ti piace. Togliere il cofano prima, il baule dietro. No, pensavo avessi già deciso. Togliere il cadavere lì. Cioè siccome prima dietro. Quando non eri registrato, quando non eri registrato, hai detto me la prendo io. Ho detto magari sta andando. Ho detto guarda, se costasse un po' meno. Guarda adesso qua, parte. Franco, vieni qua. Vengo guarda lì. Dove qua? Qua, guarda, Pascal, guarda vieni qua. Pasquale, qui. Ma si chiude, tac. È incredibile, eh? Vedi che bello? Incredibile. Significa che in questo momento il sensore temperatura dice no, respiriamo sotto il cofano. È abbastanza fresca. È anche una vettura intelligente. È anche una vettura intelligente. Incredibile, eh? Veramente. Senti, quanta cavalleria ha questa? Guarda, c'è scritto 350, c'era una versione anche da 375. Anche qua completamente originale, sì, sono stati cambiati, come vedi, i manicotti, qualche cavo, però parliamo di un motore mai staccato dal vano motore. E senti bello, che meraviglia. Bello, un orologino, ma questa me la fai provare? Questa devi provare. Marco mi ha minacciato con la pistola, non è stato bello tra l'altro, mi fa no, tu la mia non la guidi. Ah no, Marco non gliela toccare, no, non ti avvicina. Già hai detto quella cosa del colore, secondo me non, la Catalina non ce la porta più. Va bene, dai. No, ma lo fanno anche da uomo il colore, Marco, della... No, non c'è, allora da uomo, vabbè.
Proviamo. Marco, tu portale per me, non per lui, eh? Va bene, chiudiamo, andiamo a provarla, vai. Sì. Eppure non te ne sei accorto. Ma non me sono neanche accorto. Anzi, sono partito in terza secco. È andata via così bene, sembrava un brodino di pollo. Sono ecco, via. Guarda, questo potrebbe spiegare al nostro amico Roberto il big block, no? Lui mi chiede, giustamente, perché ogni tanto vedo stessa cilindrata, small block e big block. Perché, caro Roberto, dove sei? È lì. Allora. Tanto io sposto questa, che l'ho messa un po', non vorrei che si vedesse Madonna. Me. Vai, vai. È un periodo che mi interrompi Io sempre. Sì, ma lo faccio apposta perché ho voglia. Mi mette in difficoltà. Sì, quando voglio, io mi concentro sto per rispondere, lui arriva a spostare camera. Mi piace lavorare male. Adesso va bene, ma altrimenti Maurizio mi dice, ma scusa, ti si vede il tuo orecchio, si vede il cerume, quella roba lì, no, non è bello, non dai. È bello. Già c'avevo il Dai, ma questa è la prima. Sono in prima. Questa è la prima. Madonna, ragazzi, perdonatelo, dai, è l'emozione. Andiamo, qui tagliamo, Che bello. Scusi, questo mi guarda male. Salve. Allora, caro Roberto, perché big block, perché small block? Perché l'orientamento degli ingegneri di allora era la ricerca della coppia. Il motore big block, essendo largo come monoblocco, permette loro di avere un alesaggio pari alla corsa. Si chiama pistone quadrato. Quindi la corsa del pistone e il suo alesaggio sono pari. Lo puoi trovare questo spazio solo allargando la dimensione del blocco, capisci? Quindi un motore 7000 small block è obbligato ad una corsa lunga e un alesaggio relativamente... E questo cosa comporta nella guida? Che tipo di reazione hai con un coppia motrice, big block? Abbassi, esatto, la rotazione motore. Nel momento in cui tu accorci la corsa, abbassi anche la possibilità di rotazione del motore. Quindi trovi la coppia a un regime molto, molto più basso. Per questa ragione i cavalli americani, come vengono nominati in Fast and Furious, che hai nominato tu, e la coppia bassa ce l'hanno soprattutto gli small block. Quindi che non solo grazie alla cilindrata, ma anche grazie alla corsa, hanno modo di erogare la potenza in modo completamente diverso. E Franco sta andando in quarta a 50 all'ora e può dire qualche cosa. Passo lui. Posso dirti che sto godendo, che mi piace tanto tanto. Mi piace anche che si senta il rumore tipico del cabrio, no? Mi piace l'idea che sto guidando un cabrio del 70 con una marea di cavalli, con 6 posti, omologata per 6. 3, che bella, con un baule che metti dentro tutte le scarpe di tua moglie e anche quelle della moglie prima. Ma c'ha il 36, c'ha il 36, l'altro 39, per cui vabbè. È veramente bella, è veramente bella. Poi, come te, anche a me piace molto il discorso di guidare una macchina che non è stata toccata. È vero che restaurata completamente ha il suo fascino, però questa qui è piacevole, mi piacciono le screpolature in alcuni punti, cioè è proprio un gusto, una sensazione molto molto particolare. E qui poi bella da guidare. Bellissima, senti che la senti, se scendi a 400 giri e spinge come se fosse a 3000, ritornando al nostro caro Roberto che chiedeva come mai e perché. È veramente un piacere. È una macchina cara, come hai detto, perché giustamente trovarla in queste condizioni con la cosa ho toccato? Ho toccato qualcosa? Io no. Mauro, non tocca niente. Cos'è? Perché sta andando il wiper? Questa fa ridere tanto. Questa fa ridere tanto. È la depressione del cool induction che ha interferito nel tergi. Questa è la cosa bella. Hai visto quel bella. Polmoncino lì? Sì. Vedi che c'è anche lo spruzzino del tergi, che funziona, non è elettrico, funziona. Non è elettrico, funziona con una cam. Io, pensa che... io penso che da qui si sia visto, guardate. Guarda, adesso va, arriva. Fa ridere tanto, no, questa cosa. Probabilmente il sensore di pioggia, forse sta per piovere. Aveva già il sensore pioggia. Che ridere, è stato come quell'altra volta che abbiamo provato la macchina, cos'è che era crollata la maniglia qua dentro, te lo ricordi? Sì, la macchina di Alessandro. La macchina di Alessandro, che l'ha fatta poi mettere a posto, l'ha fatta sistemare. Guarda, devo dirti che prima di portarla a casa, dopo quel servizio, mi ha detto Mauro, mettimi per favore, mi vergogno. E riportiamola quando l'abbiamo fatta. Va bene, senti, è bellissima, bella, poi tutta manuale, senza troppe chincaglierie particolari, l'autoradio con i suoi bei tastoni, io ricordo le Voxon di allora, queste non so chi le facesse, ma con l'asticella che
che scorre, ecco, no, c'è scritto lì ma non riesco ad arrivare a vederla. Bellissima, una delle più belle che mi hai portato per sì, i miei gusti personali. Con questa apriamo un mondo di hot rod e muscle car, ti porterò una GTO che se questa ti piace, se questa ti piace con l'altra vai in brodo di giuggiole, lì sono veramente pazzo. Senti, per quella macchina, è un 4,54, questa è una 6006, 396, poi c'è il 4,27 che è l'intermedio e il 4,54 B-Block. La GTO che vi porteremo è proprio quella di Fast and Furious col motore 4,54. Senti, posso chiederti una cortesia? 4,55, scusate, mi rettifico, 4,55. Prima di chiudere, fai un regalo anche a quelli come me, così, che magari sognano con un 20-25 mila di portarsi a casa un'avventura, beh, magari non come questa qui, si è impossibile. Si può. Cos'è? Dove dovremmo guardare? A che modello? Anche una Chevelle, si sceglie magari un altro anno e un altro motore. È chiaro che se tu prendi il top della gamma... Scusa, vai avanti, vai avanti. Se tu scegli il top della gamma, il top della conservazione, cadi per forza nel prezzo alto, no? Adesso non voglio banalizzare una Chevelle a 20.000 euro perché non è possibile. Certo. Ti compri una Mustang da rifare con 20.000 euro. Però direi che con 30.000, 32, hai capito? Poi il dollaro sale e scende, come dico, fa la differenza. Non è l'unica roba che sale e scende. Non è l'unica roba che sale, per fortuna. Per fortuna non è l'unica roba che sta scendendo. Dipende nei casi, perché sai dove scende basta. Poi basta. Per quanto tempo abbiamo non lo sappiamo ancora, comunque per adesso sale e scende. E comunque direi che con poco più di 30.000 euro vi posso far divertire, ragazzi, non sono proprio bruscolini. Certo, però il mondo è in crisi, possiamo anche comprare qualcosa, soprattutto in questo periodo che la gente, insomma, non punta al prezzo più alto che ha mai chiesto. Giusto, no? Giusto. Mauro, grazie come sempre. Valleystore.com è il sito dove conoscerete insieme a Mauro la passione per queste vetture meravigliose senza tempo, come ha dimostrato questa Chevelle bellissima e come ha dimostrato la Ford di Marco, che io ho preso un po' in giro per il colore, ma bisogna che capisca subito in che ambiente è capitato, giusto? Però che bello, deve che gli abbiamo portato all'Adriano Monti qualche cosa. Esatto, come le leggi, fa concorrenza, guarda, alle sue leggi. Le faccio vedere lì perché sono troppo oltre, guarda, ecco lì, Maurizio le conosce molto bene, ed era molto simile, eccola qua, tac. Beh, è la stessa, Guarda, si vede là in sfondo, che immagine che ho fatto. Ma guarda, è la stessa. Guarda, c'ho lei, e ho Marco. Che è offeso oggi la vernice, secondo me la fa rossa. Comunque lei, la legend è la Ford del 34, quindi non si scappa. Ciao ragazzi, valleystore.com, ciao. Bella zio, ciao. Valli, automobili americane da sogno dal 1991. Free boy, free girl, especially free love.